Allora, è partito tutto un attimino per gioco 5 anni fa. Sono partito a lavorare con Fabrizio Fiumicelli, che gli aveva appena dato il ruolo per ripartire un attimino con tutto il settore giovanile, ed era iniziato tutto quanto per gioco, per cui mi aveva preso, mi era piaciuto come ruolo, e da lì l'anno successivo mi era stata affidata l'under 14 maschile, l'attuale under 18, con la quale poi siamo arrivati anche alle finali nazionali, e da lì mi sono immedesimato in modo vero e proprio nel ruolo, e avere più dedizione e possibilità anche di poter rivestire appunto il ruolo di allenatore. Prima dell'inizio della stagione mi era stato proposto di fare appunto l'allenatore della prima squadra femminile, non ho esitato ad accettare, anche perché alla mia età è un'opportunità che capita solo una volta nella vita, e da vari allenatori, amici, mi era stato detto appunto anche un consiglio personale di non accettare, perché sarebbe stato difficile. E accetto le sfide, mi piacciono le sfide, diciamo che sì, quando si presenti in campo tutti i vari allenatori, sono tutti allenatori over 30, e ti sembra sì di essere veramente giovane, però questo mi rende orgoglioso di me stesso, fiero di me stesso, perché e penso di avere una personalità adatta, e il ruolo di allenatore, ecco, non vorrei misurarlo per età, ma bisogna misurarlo un attimino anche per le capacità. Forse questo è il problema che abbiamo qui in Italia. Bisogna un attimino investire. Per questo ringrazio io Carlo Trinelli, che mi ha dato la possibilità di allenare, di poter dimostrare ciò che valiamo e di avere una squadra del genere. Allora, all'inizio c'avevo un attimino timore, paura per affrontare questi tipi di giocatori. E ero abituato a squadre giovani, e ovviamente nel momento in cui si parla con un giocatore della squadra giovane non ha abbastanza armi per poterti rispondere, forse. Però mi sono promesso una cosa prima di partire con questa carriera, è quella di essere sempre me stesso, e di attuare un rapporto cercando di essere equo un attimino con tutti. Però con loro ovviamente ci si confronta, e ci parliamo un attimino, instaurato un attimino con tutte le giocatrici un rapporto di dialogo. È importante che la squadra possa esprimere la propria, e sono disponibile sempre anche a parlare dentro lo spogliatoio con uno a uno per poter affrontare ogni situazione. Il capitano mi sta dando, diciamo, una mano, perché una mano è una persona, è un personaggio molto importante. E Klimek uguale, mi seguono, cercano di dare il massimo anche allenamento, e questo mi dà più sicurezze e più facilità nel mio lavoro. È stata chiesta la salvezza per questa squadra. E ovviamente quello che dico sempre alle ragazze dentro lo spogliatoio: perché l'altra squadra è lì e noi perché non potremmo arrivarci? E ci viviamo partita dopo partita, forse è una frase classica che direbbe ogni allenatore per tutelarsi. Noi giochiamo ogni partita per vincerla, e a Conversano abbiamo dimostrato di esserci contro che aveva appena vinto la Supercoppa, e abbiamo dimostrato qua con la vittoria di Cassano, e continueremo sempre a viverla così. Dopo, finito il campionato, si faranno i bilanci, si guarderà dove potevamo arrivare, cosa abbiamo sbagliato, ma bisogna viversela giornata per giornata, ecco.